Sopravviviamo nella casa Lego del tuo colore! Concorrenti, entrate! Ehi, ma dove sono le case Lego? È vero, dove sono? Miei cari concorrenti, dovrete costruirle, ma per adesso scegliete il vostro colore! E queste cosa sono? Scegli il casco che deciderà il tuo colore! Scelgo questo! Vediamo che colore mi è uscito! Vediamo che colore ho scelto. Wow, sono il rosso. Sì. È arrivato il tuo turno, Benny. Oh, tocca a me. Oh, B. Scelgo B, questo. Quanto sono curiosa. Che bello, è verde, lo adoro. Sei sempre l'ultimo, Robby. Uffa, questa giornata non inizia per niente bene. Speriamo un bel colore. Oh, oh, sono tutto blu! Sicuramente vincerò io. Bene! Entrino i Lego! Misteriosa valigetta! Sono troppo curiosa di sapere cosa c'è dentro quella valigetta misteriosa. E voi, amici, iscrivetevi al canale di Daniel Robby perché costruirò la casa Lego più bella di sempre! Non ci provare, Dani, tanto questa volta vincerò io! Lo vedremo. 3, 2, 1, costruite! Io sono sulla mia linea e tu sulla tua. E tanto, anche se invado il tuo spazio, avrò la casa più bella di sempre. Oh, che bello! La mia casa Lego sarà bellissima! Robby, mi spiace. Guarda quanto è più bello il giallo rispetto al blu. Sì, sì, intanto io costruirò una torre altissima. Più che una casa, voglio una reggia. Difficilissimo, ma ce la farò, anche perché il rosso è il mio colore preferito. Ci saranno sfide che vi aiuteranno a vincere i premi per costruire la vostra casa gigantesca, e penitenze che vi renderanno la vita impossibile. Uno qua e uno qua. Guardate quanto sono bravo, il primo muro è altissimo. Così non va bene, Fra, è troppo veloce. Ci penso io. Come mi sto annoiando! Dani, il mio muro! Beh, avrai tempo per rifarlo. Fermi tutti! Eh? È il momento di dare inizio alla prima challenge! Dimostrate di essere dei veri costruttori! Dovrete costruire una sedia Lego! Chi farà la sedia migliore avrà un aiuto speciale! 3, 2, 1, costruite! Ok, allora, dobbiamo fare una sedia! Robby, come si costruisce una sedia di Lego? E secondo te io ti svelo i miei trucchi, Dani? Tanto non avete speranze, ho già qui in testa tutto il programma per il tavolino! Era un tavolino, vero? Ok, sta venendo benissimo! Guardate, sta venendo proprio bene! Vediamo un pochettino se funziona e se mi regge! Ma cosa combini, Fra? Sei sempre il solito! Ecco fatto, la mia sedia è questa qui! È perfetta, quindi utilizzerò il tempo che mi rimane per continuare la mia casa. Ciao! Vi mostro la Robby sedia. Qui c'è una comoda seduta e qui uno schienale in cui appoggiare la schiena. Guardate, è perfetta. Spero che le vostre sedie siano pronte, perché dovranno sorreggere me! Questa qui è la mia.
cos'è questa misera sedia? Non è degna del mio muscolosissimo corpo. Ehi! Ecco la mia sedia! Ha anche un comodo schienale! Ed è più massiccia di quella di Benny! Vediamo se almeno la tua riuscirà a sorreggere i miei muscoli! Oh! Non ci siamo! Uffa! Quella conduttrice è pesantissima con tutti quei muscoli! Speriamo che la mia sedia di Lego la regga! In bocca al lupo! Oh, sto arrivando! Salve! Se reggerà un mio pugno, reggerà anche il mio popò! Come un tuo pugno? Non ci siamo! Uffa, mi ero impegnata! Ho usato tutti i blocchi che avevo per costruire questa sedia! Guardate la mia creazione! Mi sembra massiccia! Sì. Proverò a sedermi! Mi regge! È una sedia approvata! Hai vinto! Che bello! Ma che cosa ho vinto? Hai vinto un aiuto speciale! Un muratore! Sì! Così costruiremo alla velocità della luce! Ehi! Ma così non vale! La prossima volta ti impegni di più nelle challenge! Potrei anche essere in 50, tanto la mia casa vi parlerà tutti! Lo vedremo, Robby! Oh, Robby, guarda come sta venendo bene! È perfetta! Vabbè, guardate la mia, quanto è bello! Avanti, frate, è il mio aiuto speciale, non ce la faremo! Sì, saremo super veloci! Di questo passo la mia casa sarà pronta in pochissimo tempo! Già, con il mio aiuto speciale finirà in fretta! Oh, hai sentito anche tu? Cosa? Il mio turno è finito! Ciao! Come il tuo turno è finito? Ed ora cosa farò? Beh, torni a costruirtela da solo, come tutti noi! Ah, uffa! Ehi, un secondo! Ma io ho finito i blocchi! E ora come faccio a continuare la mia casa? Tranquilla! Con la prossima sfida potrai vincere il Lego Extra! Soffiate per far arrivare le macchinine al traguardo! I primi due che taglieranno il traguardo vinceranno il Lego Extra! Soffierò fortissimo e vincerò anche questa challenge! Mi servono troppo quei mattoncini! Voi amici, lasciate un bel like e aiutatemi a soffiare il più forte che posso! 3, 2, 1, soffiate! Ma quanto è difficile! Non respiro più! Ma quanto è lontano il traguardo! L'avevo fatta! Forza, macchinina verde, io credo in te, vai! Ho capito il trucco! Oh no! Ma come fa Robby ad essere già lì? La mia non si muove! Uffa! Mi servono troppo quei Lego Extra! Un modo per vincere! E quello che cos'è, Dani? Si può solo soffiare, vero? Sì! E allora io soffierò con questo! Sono pronto per vincere! 3, 2, 1, turbo! Dani ha superato il traguardo per prima! Dani ha già vinto! Un ultimo soffio! Fine della corsa! Dani e Robby hanno vinto Lego Extra! Wow! Ma quanti sono? Con tutti questi Lego farò una casa super gigante! Con tutti questi Lego Extra costruirò un muro super alto! Questo lo metterò qui avanti a me. Farò una porta, poi una finestra e un camino! È vero, il camino! Beh, io ne ho meno di tutti perché non ho ancora vinto niente! Attenzione, concorrenti! 3 di questi pulsanti non fanno assolutamente niente, ma uno di questi vi darà una penitenza! Io ho troppa paura per la penitenza! Ah, e va bene!
andrò io, sceglierò l'arancione. Oh, sono salva! Okay. Adesso vado io, anche perché voi maschi siete proprio fifoni. Oh, salvo! Ok, allora significa che rimane uno per la salvezza e uno con la penitenza. Io? Ma allora... Vai tu. Il verde di solito indica la salvezza, quindi... No! Mi dispiace, Robby. Hai premuto la penitenza. E quindi che devo fare? Queste sono per te. Mi spiegate come faccio a costruire così? Però i fatti tuoi! Ah, Robby, mi daresti una mano? Ah, oh, non puoi! Un'altra! Robby è ammanettato! È arrivato il momento di provarci con Dani! Ciao, Dani! Hai visto che bel muro? Sì, carino, lo avevo già notato, ma tanto io farò la casa più alta e più bella di sempre! Oh, Dani, non penso proprio che vincerai, anzi, sai cosa ti dico? Quando la mia casa Lego sarà completata, ti inviterò qui dentro a giocare con me! Fra ci sta provando con Dani! Adesso gli faccio vedere io, gli lancerò un mattone Lego! Così poi smetterà di fare il romanticone con Dani. Fra, prendi questo. Aia, Robby, mi hai lanciato un mattoncino Lego in testa. Per fortuna che avevo il casco. Se solo non avessi avuto queste manette. Prossima challenge. Chi rimarrà in equilibrio più a lungo sui Lego vincerà un bonus speciale. 3, 2, 1. Equilibrio. È difficilissimo! Robby, non so quanto durerò qui sopra! Guardate, sembro la statua della libertà! Io direi più la statua dell'equilibrio! Inizierò a farmi male i piedi con questi mattoncini Lego! Fra, non cadere! No, io sono bravissimo! No, ti avevo detto di non cadere! Fra, eliminato! Aumentiamo la difficoltà! Ma devo vincere il bonus speciale! Amici, iscrivetevi al canale di Dani e Robby perché ho un piano perfetto per vincere! Come dici, Robby? Il giallo ingrassa Dani! Non ho parlato! Cosa? Ma come ti permetti, Robby? Ma non ho detto niente io! Non si dicono queste cose specialmente alle fidanzate! Beh, mi sta così, impari a dirmi che mi ingrassa il giallo! Ma io non ho detto niente! Robby è stato eliminato! Sfida finale! Aumentiamo la difficoltà! Ma quanto è difficile così! Oh, non ce la faccio più! Dani, mi sembri molto instabile! No! Ciao! Complimenti, Benny! Hai vinto la sfida di equilibrio! Ecco qui! Ma questo che cos'è? Hai vinto una palla da demolizione! Lanciala sulla casa che vuoi! Questo sì che è un bel bonus! Dai, Benny, non colpire la mia blu! È così delicata e piccola! Sei la mia migliore amica, vero? Benny, non colpire la rossa! Ci ho messo tanto cuore! Ho deciso! La lancerò sulla casa Lego di colore... rossa! La mia opera d'arte! Benny, me la pagherai! Lo sapete che cos'è questo? Ho preparato un bellissimo scherzetto per Robby! State a guardare! Ma com'è possibile? È caduta la torre! Non si è accorto di nulla! L'ho risistemata! Continuiamo! No, non ci credo! È caduta di nuovo! Ma che cos'hanno questi blocchi oggi? È troppo divertente! Andrei avanti per ore! Forse lì è troppo instabile, lo metterò qui. Ecco fatto. E anche più alta la torre qui.
Un secondo! Questo filo! Tu! Dani! Ciao, Robby! Vieni qui! Robby, fermi tutti! È il momento della prossima challenge! No! Appena in tempo! Quelli che costruiranno le torri Lego più alte vinceranno Lego Extra! 3, 2, 1, costruite! Non avete speranze! Guardate quanto è stabile la mia torre! E sono solo all'inizio! Ah sì, certo, solo all'inizio! Guarda la mia! Ora diventerò altissima! Ragazzi, da dove è con tutto che vincerò? Guardate! Mi è sfuggito. Non posso perdere. Finora non ho vinto praticamente nulla. Inizio a non arrivarci più in questa posizione. Credo proprio che devo alzarmi. Ma stai distruggendo la mia casa. Come ti permetti? Non ci posso credere. E adesso che fai? Chiami la mamma? Io giuro che me la pagherai! Ora però mi devo concentrare! Mancano gli ultimi 10 secondi! Non è giusto! Robby ha barato! Quindi, dato che manca pochissimo tempo e io non ho speranze di vincere, neanche lui vincerà! Guardate! La mia torre è praticamente alta quanto me! Non posso assolutamente perdere! 3, 2, 1... Ciao ciao torre di Robby! Tempo scaduto! Vediamo chi ha la torre più alta! Sì! Lego Extra! Eccoli! Finalmente i miei Lego Extra! Corriere! Può lasciarmi qui, sono per me i Lego Extra! Ehi, ma che maniere sono? Chi pesca la carta rossa avrà una penitenza! Ah, un'altra penitenza, no! Dai su, peschiamo! Fermi tutti! Questa volta voglio essere il primo! Sono sempre l'ultimo e mi becco le penitenze! Va bene, Robby! Prendo questa qui! E allora, chi ha la carta rossa? Verde! Verde! Sì, tranquillo! Verde! Come verde? Robby... No, non è giusto! E sono stato il primo a pescare, dai! Ti tocca, Robby, mi spiace! Robby, questa è per te! dai, non te la prendere sempre! Non vedo niente! Amici, potreste aiutarmi voi a dirmi dove sono i miei blocchi? Non esiste, Robby! Io devo pensare alla mia casa! Mi dispiace, Robby, ma questa è la tua penitenza! Almeno dimmi, questa è del mio colore! No! Come no? È giallo, è di Dani! Sì, fatti davvero! E questo è del verde, è mio! Ah, almeno questo è del mio colore! E quello è mio! Ah, ragazzi, noi non me la dà quella che è giusta, eh! Allora, questo ora lo metto qui! Che è successo? Robby, hai preso la mia casa! Scusami, Dani, non volevo! Non ci posso credere! Scusami, Dani, non vedo niente con questa benda! Io non ti scuso per niente! Ti prego, Dani, perdonami! Sono da quest'altra parte! Chi gonferà di più il palloncino riceverà un carro armato da distruzione! Un carro armato? Questo significa che potrei distruggere di nuovo la casa di Fra? Ehi, ti ho sentita! Tanto vincerò io! 3, 2, 1, gonfiate! No, mi è scappato! Ho avuto la penitenza delle manette! Ho avuto la penitenza della benda! Ora basta, gonfierò questo palloncino oltre ogni possibile limite! Amici, io ho paura di gonfiarlo troppo! Ho paura che mi esploda! Robby, ma quanto lo stai gonfiando quel palloncino? Ma soprattutto quanto fiato hai?
palloncino più gonfio di tutto il mondo! Ma è gigante! Non vincerò mai! Tempo scaduto! Vediamo chi ha il palloncino più grosso, anche se mi sembra molto evidente. Sì! Ho vinto! Entri il carro armato! E questo dovrebbe essere il mio carro armato! Io ho sprecato tutta l'aria che ho nei polmoni per questo cosino! Robby, sai quanto costano i carri armati veri? Vabbè, dai, è piccolino, ma magari riuscirà a distruggere una casa Lego! E quello sarebbe il carro armato! Sei il solito sfortunato, Robby. Avevo giurato vendetta e quindi adesso la otterrò! Fra, ci hai provato con Dani mentre ero ammanettato, quindi adesso di ciao ciao alla tua casetta! Ormai è quasi finita la mia casa, manca l'ultimo mattoncino. Quel misero giocattolino non potrà fare niente. No, la mia casa, ancora no. Ci ho messo tanto tempo a crearla. Così impari a sottovalutare la potenza del mini carro armato. Sì, ma questo me lo riprendo io. È troppo pericoloso, soprattutto nelle tue mani. Chi farà canestro con i Lego vincerà dei blocchi speciali. Sono il primo, non posso sbagliare. Ehi! Ma dove hai tirato? Ho troppo forte di lei. Il prossimo! Avanti il prossimo e tirate più piano, per favore! Con i blocchi speciali vincerò io! Quindi devo per forza fare canestro! Oh! Danny! Scusa, Jenny! Hai vinto i blocchi speciali! Wow! Ma questi sono dei blocchi Lego tripli! Non vedo l'ora di aggiungerli alla mia casa Lego! E adesso, costruzione finale! Mamma mia, che belli questi blocchi! Mi chiedo proprio chi avrà la casa più grande alla fine! Non essere invidiosa, Benny! È la quarta volta che sto ricostruendo tutto! Devo riuscire a completarla! Subito, subito! Tempo scaduto! Mostrate le vostre case! E voi, amici, votatele da 1 a 10 qui sotto nei commenti! Beh, la mia casa non è molto bella, ma è molto comoda e calorosa! Beh, io ho un ampio open space con un caminetto qui dietro, guardate, questa qui e non è una torre, anzi è anche una torre di vedetta, un camino o tutto quello che vi pare, basta che mi date un voto alto. La mia è una fortezza, guardate quanto è robusta, e ho anche una finestra. E quelle lì le chiamate case? La mia di certo è la più bella, voi amici cosa dite? Ha un tetto, una porta e una finestra gigante! Allora, avete votato? Il vincitore è... Dani! Uh-huh! E poi! Ho la casa più bella! Ecco a te il tuo premio! Apri pure la valigetta misteriosa! Non vedo l'ora di vedere cosa ci sarà dentro! Delle chiavi? Sono le chiavi della tua casetta Lego! L'hai vinta! Quindi ora puoi viverci dentro! Ma come? Almeno mi potevi dare una casa vera! Non una di Lego! Diamo inizio alla challenge! Bambini, potete entrare nelle culle!
penso di essere un bimbo un po' troppo cresciuto. Andiamo nella mia culla. Non ci passo. Ma sono troppo strette queste culle. Aia, aia, fermatevi. Non fate le bambine. Aiuto. Ma non possono fare culle per bambini da adulti. Che bello. Amo essere una bimba piccola piccola. E quindi sicuro vincerò la sfida. Dov'è la mia culla? Eccolo! Ora che tutti quanti sono entrati nelle culle, vi spiegherò le regole della challenge! Ci saranno tante sfide per i bimbi, ma solo chi farà più punti vincerà questa valigetta con un premio misterioso! Ragazzi, iscrivetevi al canale e guardate il video fino alla fine, così da scoprire il premio misterioso. Chissà cosa contiene quella valigetta. Elefantino, magari ci sono giocattoli per noi. Ehi! Ma cosa ti preoccupi a fare? Tanto non vincerai mai. Ciao Angel, vuoi essere la mia fidanzata? Ciao! Diamo il via alla prima challenge! Chi fa la torre Lego più alta prima che scada il tempo vince! 3, 2, 1, via! Diamo inizio alla prima challenge! Devo vincere assolutamente! Non posso perdere! Io sono un mago nelle costruzioni! Sono la costruzione più alta possibile! Ti prego non cadere. Ora devo proteggere questa torre a costo della mia vita da bimbo. Aia, aia, aia. Jasmine è la torre più alta della mia. Devo fargliela cadere. Jasmine! No! E tempo scaduto. Vediamo chi ha la torre più alta. Passiamo adesso alla misurazione. Vediamo un po'. Oh, oh, ha vinto Bimbo Robby! Sì, e vai, 5 punti! Sono arrivata seconda e ho preso 3 punti! Oh, fa per colpa tua, ho preso solo un punto! Io zero! Diamo inizio alla seconda sfida, gattonata d'ostacoli! Vediamo i nostri bimbi quanto sono bravi a gattonare! Chi supera prima il traguardo vince! Non sembra tanto difficile! Io sono bravissima a gattonare! Non sembra tanto difficile! A me sembra difficilissimo! Amici, iscrivetevi adesso al canale per darmi tutta quanta la forza che potete per vincere questa challenge! 3, 2, 1, via! Spostatevi! Ehi, non mi spingete! Oh no! Danny, ti vuoi muovere? Benny, mi ha spostato l'ostacolo, adesso come ci passo qui? Ce la posso fare! Non posso perdere, anche se sono il bambino più grosso tra tutti! E ora questo ostacolo come lo supero? Ehi! Ehi! Danny! Ma dove stai andando? No, hai distrutto tutto! Hai imparato! Ehi, ma non vale! Oh! Scusa, Rani! Sì, ho vinto, sono arrivata prima! E io seconda? Vabbè, 3 punti sono meglio di niente, dai! Io un solo punto, ma aspettate un secondo! Robby, dove è finito? Devo farcela! Devo finire la sfida! Ci devo riuscire! Basta! Ci rinuncio! Non so gattonare! Bimbi, spero che abbiate fame! È l'ora della pappa! Il mio biberon è il più bello! Non credo proprio, guarda quanto è bello il mio! Ma dobbiamo proprio bere dei biberon? Io non vedo l'ora, una fame!
Che strano, questo latte non è che ha un buonissimo odore. Speriamo sia buono. In realtà, bimbi, questa qui è la terza challenge. Il bimbo che beve più latte dal biberon in un minuto vince. Oh no. 3, 2, 1, via! Iniziate a bere! Questo latte fa schifo! Forse ho un'idea, inizierò ad agitarlo! Funziona! Nessuno mi sta guardando, sono tutti quanti troppo concentrati a bere, quindi sapete che vi dico? Oh, sì, che bello! La mia tecnica sta funzionando! Ho quasi finito tutto il latte! Mi è venuta in mente un'idea! Robby! Dimmi! Guarda, lì c'è il tuo cartone preferito! Dove? Lì, in TV! Ma, dici i video di Daniel e Robby? Ma quale TV? Non la vedo! Io devo assolutamente iscrivermi al loro canale! Cosa? Ma il latte è ricomparso! Tempo finito! Vediamo chi ha bevuto di più! No, no, no! Come finito? Vi assicuro che io lo avevo quasi finito il latte! Oh, io non ho visto niente! Uffa! A quanto pare, Bimba Benny è la prima in classifica! Bambini, dovete impegnarvi un po' di più se volete vincere il premio misterioso! E voi invece, avete già lasciato un bel like a questo video? Non ci posso credere, Bimba Benny mi sta battendo! Devo impegnarmi per vincere assolutamente quel premio misterioso! E guardate chi ho con me, una squeezy pen di Ninna e Mati! Lei è Ninna, infermiera, mi aiuterà sicuramente! Ma, Dani? Dove l'hai presa? Beh, Robby, l'ho presa in edicola, ma non puoi averla tu. Allora la vado a prendere pure io in edicola. Mi scusi, mi scusi, signor giudice, signor arbitro, il conduttore. Sì, 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 che succede? Ho un problema. Che? Quale problema? Devo fare la cacca. Perché mi sembra che te la devi tenere, perché diamo inizio alla quarta challenge. Ma come? E ora io come faccio? Dovete disegnare il vostro giocattolo preferito. 3, 2, 1, disegnate! Io disegnerò il mio orso anch'io preferito. Ok, Dani, devi concentrarti. Sta uscendo benissimo. Io disegnerò i miei Barbie e Ken. Guardate io cosa sto facendo! Il giocattolo più bello di sempre, i Lego! E tra l'altro è proprio qui davanti a me, quindi è facilissimo disegnarlo! Non riesco a pensare a nulla in questo momento! Devo troppo fare la cacca! Quindi, ragazzi, vedrete quello che disegno! Mi devo assicurare che gli altri concorrenti non stiano facendo un disegno più bello del mio. Shh, cercherò di spiarli. Ma cosa sta disegnando Jasmine? È davvero brutto il suo disegno. Oh no, Benny? No, non vincerà mai. Invece Robby, non riesco a vederlo il suo. Speriamo che sia più brutto. Invece, guardate, il mio disegno è quasi finito, ma devo perfezionarlo. Ok, sta venendo veramente bello. No, gli altri sono tutti brutti. Oh no, mi ha fatto sbagliare. Oh no, è più brutto adesso. Ma che cos'è questo strano odore? C'è una puzza che sa quasi di cacca. Oh, l'ho disegnato fin troppo bene, mi sa. Robby, ma si può sapere che hai disegnato? Ho disegnato un WC, un gabinetto! Un gabinetto? Non mi dire che
Io l'ho detto al conduttore che non ce la facevo più. Ho fatto la cacca nella culla. La cacca nella culla? Ah, che schifo, Robby. Da te non me l'aspettavo proprio. Da oggi ti chiamerò Bimba Robby Puzzone. Tempo scaduto. Fate vedere i vostri disegni. Vediamo un po'. Allora, una principessa, un principe... Barbie e Ken! Niente, due signori! Come andiamo due? Avanti! Bimba Benny! Sì? Allora, un Lego! Ti darò proprio un 6! Sì. Grazie! Allora, vediamo un po'. Il disegno non è male, ma il VC non è un giocattolo. Ma è l'unica cosa a cui pensavo. Inoltre, meno 5 punti, perché hai sporcato la culla. Uffa! Eccoci qui. Dani, ma è bellissimo, un bellissimo orsacchiotto. Allora, ti darò il massimo dei voti, ti darò un bel 8. Sì, non ci credo, ho vinto! Ora metterò a dura prova i bimbi. Vediamo se riusciranno a non farsi rubare le caramelle. Arrivo! I bimbi che si faranno rubare la caramella perderanno 3 punti. Ciao! Ciao! La vuoi sentire una bella canzone? No. Come no? No. Vediamo un po'. Guarda questo qui. È il color verde. Questo qui è il tuo color verde. Vediamo un po', ma che cos'è quella? È il mio leccaleca. Ma me lo fai provare un po'? No! Perché no? Perché le leccaleche sono buonissimi! Uffa, è più difficile del previsto. Dovrò usare le maniere forti. Se non mi dai quel leccaleca, lo dirò a tua mamma. No, mamma no, poi mi mette pure i giochi. Allora dammi le leccaleca. Grazie mille. Bimba Jasmine, c'è cascata. Meno 3 punti. Guardate, Bimba Benny sta dormendo. Sarà facile come rubare le caramelle a un bambino. Eccoci qua, eccolo qui. Meno 3 punti. Ciao Dani. Ciao. E dov'è il tuo lecca-lecca? Non ho nessun lecca-lecca. Non hai nessun lecca-lecca? No. Ma com'è possibile? L'ho già mangiato. Se già l'ha mangiato vuol dire che non posso rubarlo. Vuol dire che ha vinto la sfida. Oh, non si è accorto che l'avevo nascosto proprio qui, tra i Lego. Non vedo l'ora di mangiarlo. Starò a 0 punti, ma almeno adesso potrò mangiare questo lecca-lecca. Ehi, Robby, mi dai il tuo lecca-lecca? No! Perché no? Dai, ho tanta fame, me lo potresti dare, per favore? Senta, signore, io ho soltanto questo lecca-lecca. Ho 0 punti e nient'altro. Non le darò questo lecca-lecca per nulla al mondo. Oh, bravissimo, Robby! Hai vinto la sfida! Se mi avessi dato il lecca-lecca, avresti perso 3 punti! Oh, signor conduttore, ma quindi ho vinto! No, perché rimani sempre a 0 punti! Uffa, anche quando vinco rimango a 0! Bimbi, siete pronti a vincere il premio misterioso? Sì! Perché è il momento dell'ultima challenge, la baby dance! Cosa? La baby dance? Sì, chi ballerà meglio la canzone di Dani e Robby vincerà questa challenge! Ah, Dani, è la nostra canzone, non possiamo perdere! E voi, amici, l'avete già ascoltata sotto incanto? Se ancora non l'avete fatto, che aspettate? Ascoltatela! Veloce, sempre tanto, con te mi sento come se fossi sotto incanto. Se ti vedo balla, gioisce, salta, appoggia la tua mano, aspetta e ascolta. Il cuore che fa boom boom forte solo per te, il cuore batte e fa boom boom forte solo per te. Non puoi fermarlo, boom boom forte solo per te. Dovete scrivere voi chi ha ballato meglio sotto incanto. Date i voti qui sotto nei commenti. Un momento, ma quindi chi ha vinto la sfida? Sì, è vero, chi ha vinto il premio misterioso?
Tranquilli, il premio è per tutti voi. Guardate, caramelle! Ciao, ci vediamo in un prossimo video! Benvenuti in questa nuova challenge! Io sono il guardiano Fede e adesso vi mostrerò gli animali più rari che abbiate mai visto! Furba, agile e super carina! Ecco a voi la Volpe Dani! Wow! Io sono la Volpe Dani! E adoro fare le challenge! Oggi nessuno mi potrà battere! Ah, ecco a voi il latte, quindi penso che abbiate capito. Il mio secondo animale è proprio una mucca! Ti piace, Fede? Quello l'ho fatto questa mattina! È fresco fresco! È buonissimo! Aspetta, aspetta, che io lo shakero! Latte shakerato! Ragazzi, state attenti! Il prossimo animale è un animale pericolosissimo! Ecco a voi lo squalo Robby! Se esco di qui ti mangio! Io ti mangio tutto, sì! Fa sempre così, ma lo squalo Robby è molto buono, non preoccupatevi! E per finire, un animale leggendario! Vi presento l'unicorno Jenny! Ciao, io sono Jenny l'unicorno e sono adorabile! Voglio abbracciare tutti! Ora che ci siamo tutti, diamo inizio alla challenge! Signor guardiano, io non faccio niente senza una ricompensa! Allora, la ricompensa sarà la vostra libertà! Sì, sì! Sì! Libertà! Sì! Devo assolutamente vincere questa challenge! Devo ottenere la libertà! Ma ovviamente per vincere devo usare la mia furbizia! Qualo Robby? Ehi! Cosa stai facendo? Sto mangiando! E cosa stai mangiando? Ovviamente un pesce, sono uno squalo! Che schifo! Io non mangio il pesce, io mangio la carne, sono carnivora! Io credo che tu sia molto forte! Che ne dici di aiutare una piccola volpe dolce e carina? Come hai detto? Sei dolce? Ti mangio! Ti mangio! Ok, forse è meglio non fare squadra con te! Mi fai troppa paura! Sono una mucca! Noi mucche non facciamo nulla durante il giorno! Oh! Avete sentito? È l'ora di fare il latte! Ovviamente lo sparo con la mia pistola, spara latte! Diamo inizio alla prima challenge! Vediamo chi riesce a saltare attraverso il cerchio! L'unica che mi sembra più agile è l'unicorno Jenny! Ho già in mente un piano! Ehi, signor guardiano! Ma io sono uno squalo, non so saltare, sono un pesce! Non ci siamo proprio, squalo Robby! Non si attraversa così il cerchio! Allora, lo mangio! Squalo Robby, squalo Robby! Non si mangia il cerchio! Squalo Robby, squalo Robby! Ora attraverserò il cerchio... Dai, mucca! Ma quanto sei lenta! Cerchio, cerchio... No, mucca! Mucca! Non ci siamo! Non ci siamo proprio, mucca! Sicuramente riuscirò ad attraversare il cerchio! Io sono un cavallo! Mi piace saltare i cerchi! Ecco, è il mio momento! Unicorno! Guarda cos'ho qui! Cosa c'è che tu... Unicorno, ma guarda un po' dove vai! Scusa! Ma niente abbracci! E vai, ha funzionato! Ora tocca a me! Ti prego, Volpe Dani, almeno tu supera questo cerchio!
è stato un gioco da ragazzi. Anzi, volevo dire da volpi. Bravissima Volpe Dani, hai guadagnato un punto. Sono già a un punto, la libertà è vicina. Ma si può sapere perché continui a nitrire, unicorno? Mi infastidisci! La vuoi smettere? Come sono felice! Sono qui insieme a tanti amici! Oh, vuole le coccole, forse? Cosa? Sì, vuoi un abbraccio? No, non voglio le coccole! Sono curioso, non ho mai mangiato la carne di unicorno. Ora ti mangio la gamba. Ti mangio la gamba. No, no, solo abbracci. E poi io credo di sapere di caramelle. Adesso è arrivato il momento della seconda challenge. Dovete tirar fuori l'animale che è in voi. No, lascia, lascia. Sì, lo squalo ce l'ha proprio dentro. Sì, sì. Vediamo chi di voi farà il verso migliore. Mi raccomando ragazzi, votate anche voi il verso migliore qui sotto nei commenti. Beh, le volpi sono una specie di cani, oppure non lo so, vabbè, me lo invento. Speriamo che andrà bene. Io so mangiare come uno squalo, non so fare il verso dello squalo, però è un pesce, quindi... Ma quello è il pesce rosso! Ehi, anche io sono il pesce rosso! Io sono un cavallo, quindi nitrisco! Vi siete impegnati tanto con il verso degli animali, quindi adesso vi ricompenserò con dell'ottima pappa! L'ordine pappa? Sì, sì, pappa! Mucca, mucca Franci, mucca Franci! Oh, bella mucca! Guarda che cosa ho per te! Del cibo! Cibo! Dell'ottima insalata! Mangia un po', mangia! Oh, ma quanto sei bravo! Mangia, ne vuoi un altro po'? Vai, mangia, bravo! Mangia, mangia! Quanto è brava la mia mucca! Ehi, Volpe Dani, ti ho portato la pappa! Ti ho portato degli ottimi salamini, tutti salati, piccolini, buoni, 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 buoni. Io sono una volpe molto mangiona. Cosa dovrei fare con quei pochi salamini? Ho avuto un'idea. Guardiano! Sì? Lo squalo è scappato! Lo squalo è scappato! Non è... Dove è andato? Oh, non lo trovo. Dov'è? Dov'è così grosso? Ma non c'è nessuno squalo! Che strano, io l'avevo vista proprio lì! Comunque, il mio piatto è vuoto, ho bisogno di mangiare anche io! Forse mi sarò dimenticato, vabbè, ne vado a prendere altri salamini per la Volpe Dani! Ecco qui gli altri salamini! Grazie! Sì, sì, sì! Non si è accorto di nulla? Ecco qui, tantissimi salamini per me! Questi sì che sono buonissimi! Adesso è il turno dello squalo Robby! Odio dargli da mangiare! Cibo! 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 Datemi il cibo! Ho fame! Ho fame! Sono uno squalo super grande! Devo mangiare! Cibo! Cibo! Ecco, squalo Robby! Mi ha preso il bastone! È fortissimo quello squalo! È anche cattivissimo! Che ti mangi, pesciolino? Sono delle alici! Oh, degli amici? Alici! Amici! Non sono delle alici! No, non vuol dire sono solo degli amici, sono delle alici! Le alici si mangiano, gli amici pure! Ecco a te! Grazie, signor guardiano! Marshmallow! Sapete, tutti dicono che lo squalo è cattivo, ma secondo me lui è uguale a questo marshmallow gigante! Ehi, mucca! Ehi, mucca! Sto parlando proprio con te! Dimmi! Hai visto che lo squalo Robby si è addormentato? Che ne dici di fargli un bello scherzetto?
No! Oh, uffa, quanto sei noiosa! Perché non vuoi farlo? Perché... non voglio. Farlo arrabbiare. Oh, uffa, ma mi potresti prestare la tua pistola a sparalatte? No, è mia. E allora me la prenderò da sola. Mucca, guarda, lì c'è del latte al cioccolato. Latte al cioccolato? Dove? Lì. Ciao ciao squaletto. E cos'è? Cos'è? Cosa? Latte? Io di certo non sono stata. Devi chiedere alla mucca. Lei è l'unica che spara latte. È vero. La mucca è l'unica che spara latte. Ehi mucca. Mucca, mucca, mucca. Ehi tu ehi. Con la tua spara latte mi hai sparato il latte. E io ora ti mangio. Come vuoi. Signor guardiano, mi potrebbe spiegare perché abbiamo questi pulsanti qui? Semplice! È arrivato il momento della prossima challenge! Nei vostri pulsanti è stato caricato il vostro verso e dovrete usarlo per rispondere al quiz! Ovviamente, chi risponde bene riceve un punto! Finalmente potrò sapere qual è il mio verso, il verso dello squalo! Cortesemente vorrei rispondere io. Ehi, ma non era possibile caricare il verso di un pesce! Cortesemente vorrei rispondere io. Avrei preferito più un... Prima domanda, ditemi un nome di un mammifero! Il primo a rispondere è stato lo squalo Robby. Vediamo un po' se riuscirà a rispondere bene. Un pesce da mangiare. Un pesce da mangiare? Sbagliato! Un pesce non è un mammifero. Andiamo poi dall'unicorno Jenny. Jenny, dinci la risposta. Ma ovviamente sono gli amici. Gli amici? Ma gli amici non sono mammiferi. No. Andiamo avanti, andiamo dalla volpe Dani. Volpe Dani, la risposta? Una scimmia! Le scimmie sono mammiferi, quindi risposta corretta! Seconda domanda, chi è il re della savana? Unicorno Jenny, sei stata la prima a prenotarti, dici qual è la risposta? Se non ricordo male, era Gianni, il mio amico delle elementari! Gianni, il tuo amico delle elementari? Ma Gianni non è il re della savana! Passiamo avanti! Squalo Robby, dici qual è la risposta? Un pesce da mangiare! I pesci sono la risposta a tutto, soprattutto se posso mangiarmeli! Ancora i pesci, comunque non ce la fa ad arrivare a capire chi è il re della savana! Passiamo a Volpe Dani! Volpe Dani, dici qual è la risposta? Beh, semplice! Ma cosa stai facendo? Ti stai prenotando ora? Ho fatto il più veloce che potevo. Io la so comunque la risposta. È il leone! Risposta esatta! 2 punti a Volpe Dani! Terza ed ultima domanda. Che cos'è un salmone? Squalo Robby, ti sei prenotato per primo, però mi raccomando, usa la testa, non sbagliare questa volta. Guardiano ha detto che non è sempre un pesce da mangiare la risposta, quindi dirò che è un uccello. Oh, squalo Robby, ma come fai a sbagliare sempre? Ma è ovvio, il salmone è un pesce! Esatto, risposta corretta! Bravissima Volpe Dani! Pesce! Miei cari animali, per vincere la prossima challenge dovete resistere al vostro istinto animale! Squalo Robby, il cappello no! Cappello no! Nelle vostre gabbie troverete delle irresistibili bolle scoppiettanti!
Ovviamente, per vincere la sfida, dovete resistere e non scoppiettarle. Squalo Robby! È tutto il giorno che aspettavo di dire questa cosa. Sei squalificato! Quanti? Ma non so se riuscirò a resistere. Beh, sono tantissimi, quindi se ne scopperò uno solo. Che bello! No, devo resistere! Devo resistere! Lo squalo e l'unicorno hanno già perso! Magari se lo lascio qui e non ci penso e canto una canzone, riuscirò a vincere! Veloce, sempre tanto! No, non sta funzionando! È troppo divertente! Oh no, ho perso! Ma come ha fatto la mucca a resistere? Non ho capito il gioco! Miei cari animaletti, è arrivato il momento della sfida finale! La corsa alla libertà! E smettila di mordermi l'orecchio! Ma in che senso la corsa verso la libertà? E smettila! In fondo al corridoio c'è la chiave delle vostre gabbie. Chi riuscirà a prenderla per primo sarà libero! È il mio momento! Non posso perdere! Devo vincere! Squalo, ti ricordi lo scherzo che ti ho fatto la mucca? È vero! Mucca! Loro due sono sistemati. Ora manca solo Jenny Unicorno. 3, 2, 1, via! Devo vincere io! Spostati! Devo vincere io! Voglio la libertà! Voglio gli amici! Eccola lì! La vedo la chiave! Ancora pochi passi e sarò libera! Ehi, cosa fai? Ho vinto la challenge, me la merito! Davvero credevate che vi avrei liberato? No, voi siete i miei animali e resterete sempre in gabbia! Non ci posso credere, ho vinto e il guardiano non ha rispettato le sue promesse! Non è giusto, io voglio uscire di qui, mi aveva assicurato la libertà! Sapete cosa vi dico? Ho un'idea, uscirò lo stesso di qui! Ehi, squalo! Sto parlando con te, lo sai che sei solo uno stupido pesce rosso? Pesce rosso? A me? Allo squalo più grosso! Prendi questo! Grazie! Ehi, ehi, libera anche me! Libera anche me! Finalmente! Forse dovrei andare a liberare anche gli altri miei amici. Voi cosa dite? Ecco fatto. Ora posso andare a liberare i miei amici. Volpe? Sei qui? Liberami! Liberami! Sì, sono qui per liberarti! Basta che non mi mangi! Davvero? Ok, allora terrò la bocca chiusa! Ecco qui! Ora siamo tutti liberi! Dobbiamo scappare prima che il guardiano si svegli! Amica! Grazie! Andiamo! Sì. Andiamo! Andiamo! Gli animali non dovrebbero stare in gabbia! Amica! Animaletti, è l'ora del bagnetto! Ma dove sono tutti i miei animali? No!